Incontro con Giuseppe Turco, eletto consigliere regionale nella lista Emiliano del Presidente. Ci sperava in questa elezione? No, non ci speravo minimamente, specie dopo la verifica con i partecipanti alla competizione elettorale, mi resi subito conto che non avevamo nessuna possibilità, che in quella lista nessuno poteva avere una minima chance di essere eletto, perché era una lista che era stata, mi resi conto, formata per perdere. A pochi giorni dalla prima seduta istituzionale della nostra regione, lei si emozionerà? No, assolutamente no, non provo emozioni per le rappresentanze, perché siccome sono stato eletto, quindi non è un momento di particolare, ecco, eccitazione. Sono già abituato, no? Come sindaco, come consigliere, ma non mi toccano, ecco, queste situazioni non mi rendono particolarmente esaltanti. Torricella ha espresso due rappresentanti istituzionali, lei e Francesca Franzoso. Ci sarà sintonia sui temi legati alla nostra parte della provincia? Ma già abbiamo avuto un incontro a Studio Centro, dove i rappresentanti di questo territorio hanno cercato di chiudere quasi un accordo, così come faremo alla Camera di Commercio, cioè nel senso che per le problematiche che interesseranno Taranto e la sua provincia, problematiche scottanti dal depuratore alla grande industria, al sistema ecocompatibile dello sviluppo tarantino, penso che i 9 consiglieri dovranno fare, ecco, un'azione sinergica. Un lettore ci ha detto che lei è una speranza per tutti, cioè se ce l'ha fatta Peppo Turco, perché non la posso fare anch'io? Non capisco, un elettore avrebbe detto: se ce l'ha fatta Peppo Turco, perché non potrebbe farcela anche l'elettore? Cioè, è una speranza per tutti, ecco. L'elettore evidentemente mi conosce bene, che non ho mai coltivato interessi personali, ho lavorato sempre per la collettività, per quelle poi che saranno le possibilità, no? Le capacità di poter incidere a livello regionale. Si tratta di un impegno costante molto forte, si tratta di discutere, si tratta di poter attingere a finanziamenti regionali europei. Vuol dire, la battaglia poi è sempre molto forte anche tra consiglieri. Finita la fase elettorale, il governatore Emiliano è pronto a fare la squadra. Ci metterà poco? E io penso che ci metterà poco, decisionista come me ci metterà molto poco e saprà scegliere. Io naturalmente non farò parte, né mai chiederò di far parte della squadra. Ultima domanda. Se dovesse dare un ringraziamento particolare o generico per il suo successo elettorale, a chi lo darebbe? Lo darei innanzitutto a tutte le donne che mi sono state vicine, alle mamme, intese come forza vitale della mia campagna elettorale. E poi agli operai, alle operaie, agli studenti, ai genitori, questo è il mio corpo elettorale. I grandi elettori, se intendiamo per grandi elettori, i poteri forti, non sono felici della mia elezione, perché nessuno mi ha nemmeno così attenzionato di una telefonata. Quindi evidentemente non sono una persona affidabile per loro. Ecco, per gli operai sì, per l'autorità costituita no, sicuramente, perché nessuno, dico nessuno, nemmeno a livello di rappresentanza politica, si è degnato di telefonarmi. Evidentemente erano così convinti che non sarei mai stato eletto e che sono sicuramente infelici della mia elezione, della mia, ecco, presenza in via Capruzzi. Sono sicuramente, sì, confermo che non sono felici. Tutto il mondo operaio invece, le mamme, i papà e i giovani, sicuramente sì. Questa era l'ultima domanda, ma ce n'è ancora un'altra, mentre stavamo parlando è uscita fuori. Come cambierà la sua vita ora, visto l'impegno grande che dovrà apporre in regione? Mi crea molto imbarazzo, innanzitutto, il fatto di non poter più esercitare l'attività, perché sono costretto troppo a scegliere tra via Capruzzi e la mia attività di medico presso l'ASL, e quindi sono costretto a mettermi in aspettativa non retribuita per 5 anni. Solo questo, perché poi il rapporto con gli amici, con il mio territorio sarà sempre quello
che è stato. Non tralascerò mai il rapporto con gli amici, col territorio, con i miei pazienti.